Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere il pacco di Stenum che è arrivato ieri, ma ho avuto modo di poterlo scartare oggi, 18 luglio. Allora, cosa ho preso? Ho fatto un piccolo ordine perché ho visto delle cose in offerta e le ho volute prendere. Allora, innanzitutto ho preso il Pure Soft, che in teoria è un ammorbidente che ammorbidisce moltissimo. I capi, scusate il gioco di parole, ammorbidente concentrato e latte di avena. È una profumazione veramente buona. E ve la consiglio tantissimo. Se amate le profumazioni tipo leggere, delicate, ma comunque questo dura molto perché i Pure Soft sono degli ammorbidenti ottimi. Infatti io li ho provati tutti tranne questo. Appena l'avevo visto, mi pare in offerta a 5,99 se non erro. Sì, l'ho voluto prendere. Aspettate che controllo, così vi dico. Così poi posso vedere anche il catalogo nuovo. Allora, Pure Soft, sì, 5,99. Ma io ho fatto l'ordine di più per questo prodotto, che è il Parquet Cleaner. Cos'è? È un prodotto per il parquet. Lo potete utilizzare anche diluito con acqua in una bacinella per pulire i mobili, quindi per dare quel tocco di rigeneramento di sopra i mobili, di nutrimento, di togliere tipo quelle macchiette così. Lo potete utilizzare puro anche sui pavimenti in legno, quindi se ci sono tipo delle macchie molto ostinate che magari non si tolgono, oppure tranquillamente diluito in un secchio di acqua. Io preferisco entrambi, poi dipende dalle esigenze, diciamo, del pavimento. Nel senso, se è uno sporco molto ostinato, quindi bisogna andare a. Cioè, bisogna andare direttamente nella macchia a sistemare il tutto. Quindi questo. E niente. E questo lo trovate a 5,99, però non lo so se lo trovate più, perché mi sa che gli sconti sono finiti. Infatti io l'avevo preso, ne ho preso uno, ho detto, se chissà dovrei fare un ulteriore ordine. Però mi avevano detto che era scaduto, no? Comunque il Parquet Cleaner è 6,90 euro. Siccome di solito è 13 euro, ho detto aspetta, mi faccio un piccolo ordine e me lo prendo. Poi ho preso lo scrostatore che non mi pare qualche 4-5, ma questo l'ho voluto prendere perché è quello tipo limone e menta, perché è ottimo. Adesso non vedo la profumazione, questo mi pare che era 7,90 euro. Spressatore concentrato, stoviglie a superficie. Sì, proprio si può utilizzare anche per quello. Questo è il catalogo nuovo, mi piace troppo. Che bello. È molto tempo che non facevo ordini esterni. Ma perché ne faccio uno ogni tanto? Prendo quello che mi devo prendere, capito? Poi sono dei prodotti concentrati. Quindi ti durano assai, tipo lo scassatore me la sono presa, mi pare 6 flaconi, 6 bottiglie, perché lo utilizziamo solamente noi a casa, gli altri sono tutti così. Però se glielo regali, ma lo sai che era buono quel prodotto? Cioè, con la scusa di dirti che se ne hai un altro me lo dai. Praticamente. Non comment. Scusa, è così come va a finire, che regalo a tutti tutte cose. Cioè, così va a finire che io non mi compro niente e regalo tutto. Cioè, non ci guadagno niente. Vabbè, comunque, lasciamo stare questo vuoto. E quindi io mi rimetto a casa, quindi faccio quel tot, che ne so, quell'ordine. Poi magari lo faccio tra 3 mesi, 4 mesi, dipende. Poi ho preso anche il Dail Wash, che questa è una profumazione che volevo provare. C'è già da un sacco di tempo. Più profumo di sintesi. Flower Explosion. Ha un odore a boh di canarini. Cioè. Aspettate che riodoro di nuovo e vediamo. Raga, a me sa di odore di canarini. Boh, non me lo so dire, insomma. È di 1 litro, comunque questi di qua, tipo quello blu, mi piace troppo. C'è poi un altro che mi piace anche quello rosa, che non c'è che l'hanno tolto, mi pare. Aspettate, eh. Vi prendo e vi faccio vedere. Ah, sì, ci sono. Allora, a me piace questo celeste che è note di ambra, note fresche ambrate,
Fiori d'arancia, questo che mi è arrivato nuovo è rosa e lavanda. Boh, mixati, raga. Mamma, odore di canarini. Vabbè. Allora, questi ve li faccio vedere dopo. Questi anche. Poi ho preso l'Express Shine. Cos'è? Questo è un anticalcare per il bagno. Vabbè, è in spray. Infatti non so se farò un altro piccolo ordine perché mi servono i trigger. Cioè che sono quelli trigger. Trigger, come è scritto, però trigger mi pare che si pronuncia. Sono praticamente gli presi 2, 10 euro. Lo usate tipo per vari spruzzate e poi non prende più. Anche se ci mettete tipo quelli classici a casa, non lo so se vanno, perché ne ho uno che è buono. Spruzzatore, capite? Nebulizzatore praticamente. Quello funziona bene. Dovrei vedere se va bene qua, perché se va bene qua risparmio anche di fare un ordine, sinceramente. Questi due li ho presi 10 euro, se non l'avrei detto. Poi vediamo nella posta che c'è. Allora, ho preso due smalti che sono uguali, che sono questi. Stavano a 2,99, infatti in super sconto perché di solito sono tipo 6 euro. Extra Days, cos'è? Questo è un top coat che praticamente ti allunga la durata dello smalto e in più ti lascia, cioè se vuoi tipo una base lucida, te fa pure. Infatti questi costano 2,99 l'uno. Mi piace il pack, molto professionale, della linea Flolmar, è bellissimo. Vi faccio vedere subito lo smalto. Eccolo qua. Infatti l'ho indossato, vedete, da una finitura lucida. A me piace molto. Poi abbiamo smaltino nero, sempre della linea Flolmar, la Yellow Look, che mi pare che stavano a 2,99. Smalto nero, quello mi è finito con l'Avon. Ho detto beh, che faccio l'ordine, avevo visto 2,99 e ho voluto prendere anche questo blu. Boh, per fare qualche disegnino, vediamo. Poi ho preso una matita, solo che col sole, cioè col caldo, no, squaglio. Infatti vedete c'è la punta che sta andata per i fatti suoi. Questa è della linea Formal, è Waterproof Lip Liner rossa. Bella, un bel colore. Mi pare che questa è stata 3,50 la matita. E poi ho voluto prendere un rossetto che dal catalogo sembrava molto più chiaro. Questo è quello della linea Kiss Me More by Tattoo, che è praticamente lip tattoo. Questo, però è un colore bello. Sto vedendo da qua e non era proprio perché. Da lì sembrava tipo un rosa tenue, siccome ne ho sentito parlare troppo bene di questi. Al momento lo conservo, però se qualcuno me lo chiederà, raga, non lo so se me lo venderò. Questo fu 5,99. Pare bellissimo, un bel colore. Sembra anche leggermente invernale come colore. Però è bello, è tipo un violaceo. Viola tipo con qualche punta di magenta. È bello. Mi piace troppo. Adoro. Peccato che per il resto non lo metterò. Poi mi sono presa due cose, che sono uno speaker, che voi sapete che io sono malata degli speaker Bluetooth. Ho preso quell'Eurospin. Ora questo Xenon, ma non l'ho visto, l'ho voluto. Allora, è bellissimo, pensavo che era piccolino, parte rossa, poi dietro c'è tipo la cassa, che lo sentite anche da qua, i vari adattatori, vabbè, QTF è per le schede SD se non erro, poi c'è USB, il caricamento con il semplice attacco Android e poi on e off, bello, c'è anche la cinghietta e poi qua ci sono i soliti tasti. Questi per il volume, questo per cambiare comunque i brani. E
bello, sente bene, c'è anche il cavetto quello USB, bello, mi piace troppo, l'ho pagato, lasciamo stare. E poi invece qua c'è il pezzo che è carinissimo, ma non me l'aspettavo così, cioè me l'aspettavo diverso. Allora, questo in teoria è un vassoio, ma è piccolissimo, non so se rende un po' l'idea, cioè su per giù è... Insomma, è un flamingo, cioè un... non mi viene la parola. Vabbè, avete capito. È tipo, c'è le banane, cioè adesso proprio che era così. Pensavo tipo diversamente, non lo so, cioè... Fa ridere, fa incazzato, pare. Con le banane, forse è incazzato perché hanno messo le banane dietro. Boh. Insomma, vabbè, è carinissimo. L'ho preso perché è rosa, però cavolo, me l'aspettavo più grandetto, come al solito, le misure. Devo guardare. Però è troppo dolce, cioè, ma in cucina anche quando tipo ti devi bere il caffè, metti tipo due tazze, il vassoietto. Carino, ma anche come porta tipo svuotatasche, questa roba di qua. È carino, eh? Benissimo, va bene, i prodotti sono terminati, vi sono piaciuti? Spero di sì. Poi vi faccio vedere anche il catalogo, così vediamo cosa c'è in offerta e vi dico cosa vorrò prendere. Ciao!